Quindi è sicuramente un bell'accostamento questo anche di una macchina salvavita perché è molto etico. Pensate che adesso in tutte le aziende viene chiesta, dice sì, fai fatturato, lavori, però l'etica dov'è? Ecco, l'etica è anche preservare la vita, ma non solo dei vostri clienti, ma anche di una persona che magari qui intorno potrà chiedere aiuto e voi potete fare la differenza. Alla fine di questo corso riceverete due certificati, uno del 118 che vi abilita a fare le manovre e a usare il defibrillatore, ma uno solo salvava tutti e si chiamava Gesù Cristo. Quindi non è che uno siccome dice adesso e se non lo salva, diciamo che E non aveva fatto il corso per queste manovre, Gesù Cristo. l'85% delle persone può essere salvate se c'è uno che fa le manovre. Se c'è solo chi fa le manovre, il 50%. C'è sta uno che chiama solo il 118, il 5%. Vuol dire su 100 persone se ne salvano 5. Poi pensiamo sempre a chi salviamo, no? A chi se ne va, no? Vi daremo poi alla fine la valigetta salvavita con tutte le manovre per salvare, per le manovre di sostituzione per i bambini, però anche per gli adulti, poi vi faremo vedere, e c'è tutto il materiale all'interno che potrete vedere qui. Ecco, ci sono addirittura le calamite da frigorifero, questo soprattutto per i bambini perché ci sono i QR code con i video per le manovre antisoffocamento. Poi qui sopra c'è il ristorante, quindi se imparate a fare la manovra, magari se dovesse servire potete dare una mano a qualcuno. E il primo certificato è del 118, il secondo è dell'American Art, cioè un certificato internazionale che abilita in tutti i paesi del mondo, quindi è una cosa in più. Rispetto alle altre didattiche con le slide, l'American Art proietta degli scenari, quindi vi fa proprio vedere quello che succede, quello che non va fatto e quello che va fatto, è molto semplice. E poi lavoreremo con questi manichini che adesso vi colleghiamo pure con dei smartphone in modo che potete vedere quando comprimete, che uno dice ma quanto devo comprimere? E questo è qua. Dopodiché vi faremo fare il corso con il defibrillatore trainer uguale a quello che avete, perché non lo dovrete mai usare, ma il giorno che dovesse capitare, la formazione fatta con un defibrillatore trainer uguale a quello che avete vi semplifica nell'utilizzo. Di fatto vanno attaccate le piastre e c'è l'analisi in corso, nel frattempo si chiamano i soccorsi e abbiamo fatto veramente, avete visto Eriksen, no? Il calciatore, primo minuto passaggio, secondo defibrillato e quindi così. Allora, ho voluto, io ringrazio Ivo e tutti voi per insomma, questa giornata e è un piacere condividere, nonostante il numero esiguo, ho voluto essere presente in forze con tutte persone che lavorano in area critica. Adesso gli istruttori si presentano. Buongiorno a tutti, Mattia, operatore 118, istruttore American Art. Buongiorno a tutti, sono Simona, sono un'infermiera di pronto soccorso e istruttore American Buongiorno a tutti, io sono Danilo, operatore 118 e istruttore American Art. Perfetto, allora faremo una pausa verso mezzanotte e per domani mattina ci abbiamo. No, sto scherzando, sarà un corso molto, Scusate, eh. breve, molto anche pratico e veloce. In sintonia con le Ferrari deve In essere sintonia veloce. con la Ferrari, esatto. Ma soprattutto ognuno di voi avrà un manichino e 1,5 istruttori accanto per fare il corso. A questo punto io direi turchetti fiato alle trombe. Dai.